Inizia con una sconfitta la stagione ufficiale per l'FC Pistoiese. Nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, gli arancioni vengono battuti dal San Donato Tavarnelle per 2-0. I gialloblu chiudono la pratica con un gol per tempo, deludente la prova della squadra di mister Domenico Giacomarro. Primo tempo di marca gialloblu, è il San Donato di Bonuccelli a dettare il gioco. Diverse le occasioni create per rendersi pericoloso, fino al vantaggio. È al decimo che i padroni di casa trovano la rete con Manfredi, che sfrutta molto bene l'assist di Silla e sigla l'1-0. Per vedere una reazione arancione si deve aspettare una ventina di minuti, con qualche ripartenza e sporadici tiri che non preoccupano mai dalle parti di Leoni. Ci provano Greselin, Diodato, ma il risultato non cambia. La Pistoiese non riesce ad alzare i ritmi, poche idee e va negli spogliatoi sotto di un gol. Nessun cambio dall'una e dall'altra parte ad inizio ripresa. Pistoiese più positiva, però sembra essere tornata in campo con un piglio diverso. Lo si capisce intorno al 60esimo, quando una bella azione in attacco con Greselin e Tascini fa tremare il San Donato. Primi cambi poi per entrambe le formazioni. La Pistoiese tenta nuove soluzioni con forze fresche. Ma nel momento migliore arancione è ancora il San Donato a salire in cattedra, punendo nuovamente gli arancioni. Doratiotto dalla distanza segna il 2-0. Con un lagronigro che si tuffa, ma nulla può. Tutto più in salita per gli ospiti. Diverse corner per la Pistoiese, davanti ad un San Donato che macina ancora tanto gioco, attento e dinamico, e festeggia alla fine il passaggio del turno. La Pistoiese dice addio alla Coppa Italia. Quando prendi il gol sul lancio lungo con la difesa schierata, è normale che qualcosa non ha funzionato. Poi abbiamo cercato di fare qualche giocata bella, importante, ma siamo arrivati là, invece di calciare in porta l'abbiamo messa in mezzo, e sicuramente non è stata una prestazione che mi aspettavo. Cosa però non le è piaciuto? No, qualcuno, l'atteggiamento, qualche ragazzino che è andato subito in paura. Sai benissimo che questa è la maglia gloriosa, la maglia importante, perciò quando sai le cose le devi mettere in pratica solamente la domenica, non devi avere paura, non devi avere timore, perché sennò si gioca con qualche uomo in meno e diventa difficile dopo recuperare le partite.